Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jump ragazzi, per andare finalmente a vedere il team di Goku. Lo vedremo in una forma un attimo particolare, non quella con Goku Super Saiyan 3 LR. Detto questo ragazzi, comunque vi ricordo che qua sopra di me ragazzi trovate le schede con il video, con il team di Vegeta ragazzi, non perdetevelo, lo trovate sopra nelle schede. Detto questo comunque ragazzi andiamo ad affrontare un pochino di boss rush. Alla velocità della luce non vediamo tutta la boss rush, non vediamo tutti i boss, ci interessa solo un pochino. Andiamo a prendere un Goku, il bello è che, ecco, vabbè, un ability 1 ci sta. Allora, ecco qua, questo è un team e poi ce n'è un altro. Questo è un team, ancora non è finito, è per giocare Goku Super Saiyan 3 LR, ma sto impazzendo per farlo giocare, è una rottura. Comunque ragazzi, questo è il team che andiamo a vedere oggi: Goku, Goku Full Power, Vegeta. Quelli sono i nostri 4 DPS, contando il Goku Friend, abbiamo 3 buffer. Oh, che bello quando puoi mettere 3 buffer che girano, sono veramente ottimi. Ottimi, abbiamo Thor, abbiamo il carissimo Tarles, abbiamo Goku 3 Kid. Goku 3 Kid al posto di Bra. Gli avrei messo Bra, però Bra le prende veramente troppo. Quindi lasciamo perdere Bra, ci mettiamo Goku 3 Kid. Detto questo ragazzi, andiamo ad affrontare un attimino la Boss Rush 7. Comunque troverete il video fra qualche giorno della Boss Rush 7 completata completamente e con tutte le cose belle. Per ora la affrontiamo un attimino, vediamo un po' com'è il team, come gira. Ovviamente giocando doppio Goku in turno non si hanno problemi di kippa, cioè, per capirci, per capirci esattamente di quello che intendo, ok? Questa è la situazione. Non serve il ki, non serve il ki, tranne al buffer. Vabbè, sono 4 orb, quindi amen. Non tiriamo la 18, un attimino, il ki comunque, a prescindere che prende un orb, sono 4 orb, ok, però deve comunque esserci il Kiagiello o almeno quello Rainbow per fare qualcosina, quindi vabbè, è già tanto alle volte, no? 3 orb sono il top in questo team, servono solo 3 orb. 3 orb a turno, perché dopo è un orb solamente, cioè ci capiamo un attimo di com'è stupido questo team. Come sono... no, in realtà solo questo team, perché se lo giochi in questo modo, ok, dall'altra Vegeta avrebbe problemi, ma vabbè. Eccolo! Che facciamo, Goku? Che facciamo, Goku? Cioè, no, scusa, partiamo in 12 ki, ma no, non va bene, cioè, dobbiamo andare in 24 noi, Goku. 4 orb, puff, 24. Sì, è una cosa che non ha senso, alla fine dei conti è la... sono le prime due carte che hanno questa meccanica così, cioè, Gohan, ok, ti prende tutte le orb, te le calcola di più, ok. Ma questo proprio prende, in questo modo ridicolo, due orb, cioè, un orb sono 4 orb, 2 orb sono 8 orb. Capiamo nel senso quanto è ridicola sta carta, è veramente ridicola, è ridicola sta carta, è assurda. Comunque, ah no, che brutto. Vabbè, facciamo girare Vegeta perché mi sta sulle balle. Fondamentalmente quella è la cosa, mi sta sulle balle. Quindi solamente faccio quello perché mi diverto. È uno sport mandare Vegeta all'altro paese. No, l'unica cosa, io voglio giocare tantissimo Goku Super Saiyan 3 LR. Ma è difficile in questo team. Non riesco a trovarci il modo di giocarlo tranquillamente. Il bello di questo Goku, alla fine di Goku Super Saiyan 4, è che la 18 la vede in niente, la 24 la vede anche quella in niente. Quindi non ha veramente problemi a tirare la sua bella botta gigante, no? Quella è la cosa, tira la sua bella botta con tutta la tranquillità, non ha problemi di chi come Goku. Infatti Goku, come vedevate prima all'inizio del video, ci ho provato a fare un team, ora devo cambiare un PG con il nuovo Goku Kaioken Tech, perché gli dà 5 chi... dai Link, quindi è veramente ottimo, però è un disastro giocare quel cavolo di Goku Super Saiyan 3 LR. Ha sempre il solito problema che lui deve tirare almeno la 18, però almeno la 18 attualmente, il vero problema è quello, cioè è solamente quello. Va bene, comunque il KSTR andiamo in 24. Il vero problema rimane che, a prescindere, anche se va in 18,
farebbe più danni la turnazione Vegeta Goku attualmente, visto che non credo di avere Goku Tech Full Ability. Goku Tech Full Ability può arrivare a 2 milioni tranquillamente, anche perché c'ha il Raise Attack e Death dalla Special per 99 turni, quindi sì, ci arriva, probabilmente potrebbe fare più danni, nel senso, più danni di Goku Super Saiyan 4 LR, però il problema di chi? Quando poi capita il turno che Goku gira perché non è fisso in turno, lì la 18 è dura a tirare. È incasinato sto team. Più sti due team li uso, più capisco che sono incasinati. Ok, allora, metterò l'audio per farvi godere la special. Ce la godiamo un attimino. È un po' un disastro, ragazzi, solamente farvi sentire l'audio delle special. Però la mettiamo e ascoltiamo assieme l'audio della special. Vediamo un po' com'è. Vai Goku. Perché io non c'è? No, ok. Quando non era ciotto chiese. Vai. Ame ame. Non è il top. Più la si sente, più non è il top. Devo dire, le due voci non mi stanno piacendo per ora, perché sembrano veramente prese dall'anime, no? Come se hanno preso un MP3 dall'anime e l'hanno messo dentro ad Hokkan. È brutto l'audio delle due special, non so il perché, ragazzi. Poi non so se è colpa dell'emulatore. Ragazzi, scrivetemelo sotto nei commenti se giocate con il cellulare, con iPhone anche. Vediamo se cambia. Ditemi se lo sentite meglio o no. Perché secondo me viene proprio preso dall'anime anni 90 e gliel'hanno buttato lì. D'altra parte comunque arriverà di sicuro un video con Goku Super Saiyan 3 LR nel team. Però, ripeto, almeno devo vedere di portare Full Ability quel Goku Kaioken Tech. Ha bisogno di quel Full Ability. Perché? Solo per un motivo, no? Se da una parte si va in 18 sempre, infatti qua è 18 Ki, no? Ok? Dall'altra è difficile anche andare in 18 delle volte, una volta ogni tot turni è difficile perché c'è Goku che gira. A sto punto, seriamente, finché non creano un PG veramente buono per Goku Super Saiyan 3, è praticamente meglio giocare Goku e Vegeta, da un lato. Perché almeno va sempre in 24, quasi sempre comunque, cioè, alla fine ricordiamo, un orb sono 4 orb, capiamoci, no? Diventa un po' troppo facile mandarlo in special. Ok, io voglio vedere. No, Tarles. Perché? Perché? Perché fai questo, Tarles? Volevo one shottare questo turno. Vabbè, mi attacca alla fine, ok? Possiamo one shottare, non è un problema. No, non è un problema. Ok, no, niente, ok, andiamo comunque. No, non ci arriviamo in 18. Qua non arriviamo in 18, peccato. Può essere il rischio. Ho paura ora. Io vado a 3 evasion Tarles, quindi non si sa mai. Credo che però lo possiamo one shottare qui, quindi siamo a posto, dai. Vai, Vegeta, a posto, 3 barre di vita. 1.900.000, non so se bastano, ma dovrebbero bastare, se no Tarles hai 3 evasione. Ok, no, bastano, va bene, andiamo avanti. Gira abbastanza bene questo team, in questo modo gira veramente bene, senza problemi alla fine dei conti. Quella credo che sia la cosa più importante, gira senza problemi, si è felici, no? Non avendo problemi più che altro, è quello, nel senso, ci sta, tiriamo la prima special ora, non vi faccio risentire l'audio, anche perché ragazzi spacca le orecchie questa special. Bellissima e tutto, però me l'audio. Non so se è colpa dell'emulatore, ripeto, non lo so, però l'audio veramente dà un fastidio assurdo, è fatto male, è la cosa più brutta di quella special. Allora, abbiamo 2 orb AGL, beh, ok. No, sono di più queste, ok, va bene, andiamo, 24 key. Questo è il senso, no? Di quanto Goku... Il team di Goku, secondo me, è fatto meglio di quello di Vegeta. Poco da dire, ragazzi. Si tratta... Counter, vai. Si tratta di un team migliore, anche perché per il fatto che non abbiamo i problemi che abbiamo da Vegeta. Vegeta è problematico come team. Vegeta è abbastanza problematico, soprattutto se mancano le LR, più che altro. Ok, c'è Rageta, c'è Trunks, c'è Mageta, però fine. Cioè, uno deve decidere quale di quelle LR giocare e gestire poi il team attorno a quelle LR. Perché sennò è un po' complicato. Invece qua abbiamo praticamente solo Gohan LR e Goku Super Saiyan 3 LR. Gohan LR
Dovrebbe cambiare un po' troppo il team in un qualcosa che non mi piace, nel senso. Quindi non lo userei mai Gohan LR in questo team. Però girerebbe abbastanza tranquillamente anche quello. Basta mettere uno che cambia il key, abbastanza key, e gira tranquillamente anche Gohan LR. Andiamo, 8 key. Non ha senso. Non ha senso sta carta. Non ha veramente senso questa carta. Cioè, queste due carte sono la versione fatta meglio di quelli che erano Vegito e Gogeta LR alla fine dei conti. Sono la versione migliore anche per il fatto che era più difficile mandarli in special, no? Nel senso, mandarli in 18 o in 24 era difficile con loro due. Invece con questi è talmente facile che non ha senso neanche preoccuparsi, no? Teniamo qua Goku. Goku è meglio qua in questo caso. Andiamo. Peccato, niente 18, siamo in 17. Però va bene comunque, abbiamo un Dokkan Mode. Non lo andiamo a shottare. Dopo usiamo anche la active skill dell'altro Goku, che dovrebbe essere quello anche d'ability, che potrebbe crittare. In più comunque le active skill sono veramente buone. Peccato ancora una volta che dura solo un turno. Quella non la... è una special in più con danni gratuiti, però... È solo quello, una special in più con danni gratuiti. Queste active skill per ora non sono nient'altro. Secondo me è una pecca ancora. Cambiare tutto, robe belle, tutte nuove. Hanno aggiunto poi una special in più a una carta. Ok, sì, è nuovo, è vero, dipende, perché comunque Gotenks, ok che non c'ha l'active skill, però anche lui c'ha 18 special, no, nel senso. Se la vogliamo vedere in quel lato. Non è nulla di eccezionale per ora questa active skill. Spero veramente in un buff permanenti. Non ha la pan che dà attacco più 33% per un turno, se non sbaglio. È ridicolo pan. È ridicolissima l'active skill. Però spererei in qualcosa, proprio un active skill che uno l'attiva anche dal quarto turno. Vogliamo mettere, ok, mettiamo dal quarto turno. Aia, mi hai fatto prendere un po' di danni, Thales, ma va bene comunque. Tanto non è che mi interessa. Tanto in sto team si tanca tutto, quindi... 24 key! Ah no, è vero, avevamo detto, usiamo l'active skill e finiamola. Vediamo un pochino anche perché buff... Il buff è completo, cioè... Qua sto Goku può fare veramente tanti danni. Con un crittino può fare veramente tanti di quei danni. 1.200.000 comunque. Non è male! 1.200.000 non è male! Non è veramente male. Però sì, può arrivare a fare tanta roba l'active skill. Quando c'è il buffer e tutto, può arrivare veramente a fare tanta roba. E la cosa più bella è che se si gioca un The Goku in turno, ci sono tre buffer che girano. Quindi quello è l'incentivo in più di giocarlo in turno, più che altro. Il team di Goku è molto più stabile, alla fine dei conti. Molto più stabile. Anche se sono costretto a giocare Vegeta GL, che lo odio ormai. Però gira, 4 milioni. Capiamoci. Fa un pochino meno danno di Goku Super Saiyan 3 LR. Il mio Ability 1 fa un po' di danni in più. Però essendoci anche Vegeta, che compensa lui ai danni mancati di Goku alla fine. Ci sta comunque, ragazzi, ci sta veramente tanto come team in questa versione. Detto questo, ragazzi, direi comunque che per questo showcase del team di Goku Super Saiyan 4 è tutto. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. Fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace. Proviamo ad arrivare almeno a 500 like, dai, proviamo a fare un 500 like. E in più, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi se siete nuovi sul canale. Infine, mi potete comunque seguire sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram e sulla pagina Twitter. Tutti i link sono sotto in descrizione. E vi ricordo anche che sono in live sul canale Twitch alle ore 21, quasi ogni sera, ragazzi. Andate a mettere il follow, link in descrizione, vi aspetto. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.